Bella raga, qui Danifra e benvenuti a questo primo episodio di Mod of the Week. E oggi vi insegnerò come scaricare la Mo Creatures Mod. Allora, prima cosa che dovete fare è scaricare il pacchetto che vi metto in descrizione, che ho raggruppato tutte le cose che vi servono, così non dovete stare a fare 4000 download. Poi, quando scaricate, vi viene questa cartella compressa, la estraete tutto e avrete questa cartella normale. Poi potete cancellare anche l'altra normalmente e avrete 4 cartelle compresse e un'applicazione. Voi aprite l'applicazione e se non vi funziona e vi viene tipo un qui in alto vi viene tipo un quadratino, un rettangolo nero, come potete vedere a me mi sta tantissimo a caricarla, non so perché. Se non vi funziona e vi viene il rettangolino nero, fate col tasto destro, fate risoluzione problemi relativi alla fanculo, avete capito? Alla compatibilità, ok? La lasciate andare, fate prove impostazioni consigliate e fate avvia programma. Prima di fare avvia programma leggete cosa c'è scritto qua. Io c'ho scritto Windows XP Service Pack 2. E poi andrete sempre su questa applicazione, proprietà, compatibilità, e qui dove c'è scritto esegui il programma in modalità compatibilità per, lo spuntate e qua selezionate il pack che vi diceva là. Se non vi funziona, se no lasciatelo andare normalmente. Come potete vedere a me mi sta un botto, non so perché, a caricarmelo. E devo sempre tipo mettermi a cliccare tipo 90.000 volte il tastino e forse va. Adesso aspettiamo. Tanto che aspettiamo, bevo un po'. Se si muove sta merda. Comunque sì, questa mod aggiunge, cioè praticamente aggiunge molti sia animali sia mob cattivi, diciamo, e praticamente sì, aggiunge gli orsi, i cavalli. Adesso hanno aggiunto, oltre ai delfini e gli squali che c'erano già prima, hanno aggiunto i pesci che o se li uccidete o vi... Ah, hanno aggiunto anche i piranha. O se li uccidete o vi droppano il pesce, dei pesci, o vi droppano quell'altra roba là, tipo uova di pesce che poi le lanciate così nell'acqua e dopo un po' nasceranno i pesci da quella merda. E hanno aggiustato il bug che quando si uccideva un delfino droppava la roccia. Boh, aspettate, riproviamo per andare sta cazzo di applicazione, se magari vuole login. Ah sì, vi dovete registrare, ma richiede tipo 3 secondi. Dovete solo far register, mettere i vostri dati che leggete lì e non dovete né controllare password né niente, e potete far direttamente login. Se sta merda partisce, Gesù Cristo, Cristo Gesù. Intanto che si carica, vi dico che mi dovete mandare quelle cazzo di clip per le top 5 o quel cazzo di link per le top 5, per i video delle top 5, perché cioè se no lunedì rimanete senza video, perché se non mi arrivano clip, cioè una che mi ha detto Simone, cioè Super Magola, che me ne manda una lui. Poi c'era un altro che mi ha detto su Skype che me la voleva mandare e basta. Quindi 2 clip non faccio un cazzo, quindi se non me le mandate vi spacco la testa, avete capito? Dio Cristo. Ma prima spacco la testa a sto programma perché non va. Comunque potete vedere sì che io vi avevo già detto che avevo più, che avevo 2 jar, una è qui e una è dentro bin, perché mi serve una per giocare in multiplayer, una in single. Muoviti!
Non so perché non va. Non è colpa mia, eh. Adesso riprovo l'ultimo volta. Se no vi taglio la parte così non mi dovete rompere il cazzo. Proviamo con esegui come amministratore. Vediamo, forse così va. Forse sperando in Gesù. Ho un computer pessimo, quindi scusatemi. Io Cristo. Dai, un rutto ci stava. Ecco, si era appena aperto. Adesso aspettiamo ancora. Gesù Cristo, ti muovi! Boh, mi taglio la parte quando ha finito. Ci risentiamo. Allora, rieccoci qua dopo 3 minuti di incazzature perché il programma non voleva partire. Bon, allora, una volta che vi sia aperto, se vi sta anche voi 3 minuti, non incazzatevi. Solo continuate a premere register e aspettate perché anch'io mi sono incazzato. Allora, buon, qui mettete il vostro username. A me non serve farlo, la vostra password. Di nuovo la vostra password, la vostra email. E premete register. Una volta fatto questo, mettete qui i vostri dati. Io mi chiamo Danifra. La mia password non ve la dico, finocchi. E premete login e vi si aprirà questo. Una volta fatto questo, dovete andare qui. Dove vi dice requires mod loader e lo fate diventare una V, se magari diventa, ecco. Poi andate su library. Adesso io ce le ho, ce l'ho già, però adesso le tolgo così vi mostro la successione. Allora, la prima mod che dovete mettere dentro è mod loader, quindi la trascinate così. Poi guy api 0. Bla bla bla. Poi audio mod. E infine, ma non minore, Dr. Zark Mo Creatures Mod. E aggiungete anche quella. Una volta aggiunte tutte e quattro, premete qua. Se non riuscite a vedere, mettete in schermo pieno. Così vedete bene proprio come cosa sto facendo. Qua dove vi dice install mods. Io non lo faccio perché ce l'ho già installate e qui vi verrà tipo all done, quindi tutto finito, o tutte e quattro le mod aggiunte. Ora, pro Minecraft, non ci ho mai giocato a pieno schermo, adesso proveremo a giocarci a meno pieno schermo se si apre. Login, avete visto ancora il vecchio launcher, perché non mi piace quello nuovo. Mettiamo a pieno schermo. Oddio che brutto. Crea un nuovo mondo. E ce la fa. Building terrain. Building terrain. Musichetta d'ascensore. Dai Cristo! Dai Cristo, ce la puoi fare, barra verde. Corri! Corri! Sì, però muoviti. Dai Dio Cristo. Ho un computer idiota. Non sai neanche fare un mondo di Minecraft ancora un po'. Dai, 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 dai. Ce la puoi fare. Ecco qua, adesso sta generando il mondo, quindi lagga come un bastardo. Però potete vedere, io ho anche single player commands e tutto, quindi fatemi mettere un po' di nebbia, se no vi lagga come una bastardata. Perché sta generando il mondo. Quindi potete vedere che adesso se io faccio spawn, non così, così, che è un comando per far spawnare dei mob, posso far spawnare una papera. Dov'è? Papera, dove cazzo stai? Ecco qua. Poi spawn, spawn, horse, che è cavallo. Vedete, questo è un orso,
un cavallo nero. Vediamo se mi fa spawnare uno. Spawn unicorn. No, non lo fa spawnare. Sei una merda. Spawn. Cazzo si chiama quell'altro? Pegaso. Pegaso. No, vedete, perché fanno sempre parte degli orsi, quindi spawn horse. Vediamo cosa ci capita. Non ho messo la E. Sono un genio. Spawn horse. Fuck! Ecco, ne ha spawnati due. Così. Comunque ci sono anche tipo spawn lion. Come no? Come cazzo si chiama? Spawn. Come si chiama il leone? Se non si chiama Lion, come cazzo si chiama? Boh, spawn. Cosa cazzo spawno? No, lupi sono normali. Allora, spawn. Vediamo, vediamo, vediamo. Bear. Spawn bear. Ecco, vedete. Adesso forse posso anche togliere la nebbia. Ok, forse così. Vedete, potete praticamente adesso vi aggiungere tutti questi altri animali. Poi se io adesso metto opzioni hard. Vedete che quella merda di orso lì attacca anche i cavalli. Adesso faccio kill all, che uccide tutti i mob che ci sono spawnati. E adesso spawno spawn ogre, che sarebbe questo tipo ciccione. Ciao tipo ciccione. E quando uccidete questo, aspettate. Se riesco a prendere un'arma, magari, se non mi rompi il cazzo. Tracazzo di spada. Fare il culo a sto bastardo. Bastardo, dove sei? Vieni qua! Che faccia da culo che c'hai, oh? Minchia. Ti hanno cambiato la texture, quanto vedo. E quando uccidete questo, che è quello normale, vi droppa l'obsidian. Poi c'è spawn fire ogre. No, forse andava attaccato. Spawn fire ogre. Eccolo qua. Che è questo. Oh, che figata. Oh, te l'hanno fatta bene la texture sul giro. E vi dropperà al fuoco. Ed è molto più debole di quello e sì, vi dropperà al fuoco comunque. E poi c'è l'ultimo che è il cave ogre. Spawn cave ogre, che è questo qua bluastro. E praticamente quando uccidete questo vi dà i diamanti. Però è il più forte di tutti e ci vogliono non so quanti cose per uccidere. Vedete qua i diamanti. Diamante! E sì, poi c'è tipo spawn rate, così, che è questo il fantasmino. Sto finocchio di un fantasma. Che c'è anche la versione di fuoco, anche di quella. E poi cos'altro vi aggiunge? Vi aggiunge spawn. Ah sì, shark. Che è lo squalo? Ah, muori squalo, sei fuori dall'acqua. Che vi droppa i denti di squalo, ma non so che cazzo servono. Vedete che sono questi qua che tipo punte. Ah, poi c'è il coniglio che serve per che quando che ve lo potete mettere in testa. Se boh, vabbè, kill all, mi avete rotto il cazzo.
Comunque, se avete qualche altra mod che volete che faccio mod of the week, scrivetelo nei commenti, mettete mi piace, ricordate di iscrivervi e vi prego, invitate gli amici perché siamo quasi a 300 e se riusciamo ad arrivarci entro sabato, cioè il 14, sarebbe anche doppiamente figo perché è il mio compleanno. Quindi se riusciamo ad arrivare a 314 vi ringrazierò un mondo, quindi con questo vi saluto, bella raga, qui Danifra.